amore, più forza, più di te dentro me, più amore, più forza, più di te. Eccoci qua, pace a te, Dio ti benedica anche questa sera. Siamo insieme e vogliamo metterci di pari sentimento. Se puoi, nel limite delle tue possibilità, in questo spazio di tempo, perché proprio parliamo del Signore, preghiamo il Signore, siamo nella Sua presenza, lo cerchiamo, se puoi metterti da parte per riposarti col corpo e nutrire il tuo animo, il tuo spirito, la tua vita, così assorbi il più possibile, anche perché quando preghiamo tutti insieme, invitiamo al Signore di operare in mezzo a noi, non solo ci consiglia, ci dà utili consigli, ma opera anche in nostro favore. Quando noi diamo l'attenzione dovuta per voler ricevere, scegliamo la buona parte, prendiamo la frase che Gesù disse di Maria, Lui fa sempre qualcosa nella nostra vita. Quando amministriamo la Sua parola è Cristo, e vuol dire che Cristo è a casa nostra. Se Gli diamo il dovuto rispetto, ha sempre qualcosa da dire e non solo. Ha sempre qualcosa da dare. Mettiamoci insieme. Credo che ci sia già il fratello Marocco dal Canada che ci guida in preghiera, così insieme cerchiamo il Signore. È pure tempo di cercare Dio, perché i tempi stringono, i tempi sono difficili, il Signore sta per ritornare ed è bene che ci facciamo trovare svegli e con un poco di olio nella lampada, perché se no è facile che abbiamo passato una vita Signore di qua, Signore mio di qua, Signore mio di là, e poi alla fine, quando andiamo, dice, io non vi conosco, facciamo proprio, abbiamo speso una vita inutilmente, non vi conosco. È terribile sentir dire un credente formale che va una vita in chiesa, e poi nel sistema cristiano c'è di tutto e di più, magari fa processioni su per le montagne, idoli, non idoli, San Cono, San Francesco, poi arriva lì e dice non ti conosco, è tremenda sentire una risposta di questo genere. Perciò mentre facciamo ancora in tempo a mantenere un rapporto di continua comunione con Lui, facciamolo perché fa del bene. Leghiamo, facciamo in modo che passi il flusso di vita dalla vera vite e ognuno di noi come tralci ci alimentiamo da Lui. Facciamolo insieme. Credo che il fratello è già pronto, vogliamo pregare insieme con lui. Pace, mi senti? Benissimo, fratello Petrone, pace. Grazie al Signore. Allora, noi ti seguiamo da casa, dovunque tu sei, oltre a seguirti, preghiamo insieme. Noi, a dire la verità, ti devo confessare che preghiamo quando vi cominciamo a telefonare per dire che siamo impegnati, preghiamo il giorno, preghiamo pure prima che partiamo, che il Signore ci unca
perché abbiamo tanti che hanno fame di Dio e che la parola possa arrivare unta, già pronta, in un cuore che è predisposto possa subito attecchire e portare frutto. Allora, guidaci in preghiera, noi ti seguiamo. Padre, grazie di nuovo per questa bellissima opportunità che abbiamo di entrare nella tua presenza attraverso della tua parola, tocca i nostri cuori. Padre, tu vedi quanti bisogni vi sono nel mondo oggi, quante difficoltà, quante persone che soffrono, quante bugie, quanti attacchi diabolici. Signore, ci arrendiamo completamente a te. Il mondo è lo scannello dei tuoi piedi, Signore. Tu conosci ogni persona, conosci ognuno di noi, conosci coloro che ascoltano. Fa che la tua parola possa penetrare i cuori, trasformare e dare nuove opportunità. Lo chiediamo nel nome forte di Gesù nostro Signore. Amen. Amen, amen. Oggi voglio meditare e sperimentare la gloria di Dio. Voglio dare a ciascuno di noi dei principi su come possiamo avere questa esperienza personalmente con la gloria di Dio. Mediteremo insieme il Salmo 24. Se c'è qualcosa di cui abbiamo di bisogno oggi, più di ogni altra cosa, è la gloria di Dio. Abbiamo bisogno della presenza di Dio nelle nostre vite e nella vita delle chiese cui frequentiamo. Il verso chiave si trova in Isaia, capitolo 60, versetti 1-2. Sorgi, risplendi, poiché la tua luce è giunta e la gloria del Signore è spuntata sopra di te. Infatti, ecco, le tenebre coprono la terra e una fitta oscurità avvolge i popoli. Ma su di te sorge il Signore e la sua gloria appare su di te. In ebraico la parola per gloria di Dio è kabod, che significa pesantezza, qualcosa che si posa su di noi. Questa è una grande descrizione di ciò che veramente accade quando la presenza di Dio, è presente. Ma c'è un altro significato nella parola kabod, è questo che voglio parlare oggi. Il secondo significato della parola kabod è lode al Signore. La chiave per accedere alla gloria di Dio, infatti, è l'adorazione. In tutta la Bibbia vediamo esempi di come l'adorazione ha portato la presenza di Dio. Nell'Antico Testamento abbiamo un passaggio nel libro dei Giudici, Giudici capitolo 1, versetti 1 a 2, dopo la morte di Giosuè, i figli di Israele consultarono il Signore e dissero: chi di noi salirà per primo a combattere contro i Cananei? E il Signore rispose: salirà Giuda. Ecco, io ho dato il paese nelle sue mani. Avevano una terra che era stata loro promessa, ma dovevano ancora prendere possesso di quella terra. Anche quando Dio ci dà delle promesse, per realizzare quelle promesse dobbiamo seguire dei principi biblici. Perciò loro dissero a Dio: chi dobbiamo mandare per occupare la terra che ci è rimasta da occupare? E Dio disse di mandare Giuda per prima combattere la battaglia. Giuda significa lode. Se sei impegnato in qualsiasi tipo di battaglia, lascia che la lode ti indichi la strada. Perché quando lodiamo la presenza di Dio, la gloria di Dio viene e ci aiuta nel momento del bisogno. La ragione perché iniziamo anche questo programma con un canto e iniziamo i nostri culti con canto e lode, è perché questo ci prepara e ci fa entrare nella presenza del Signore. Tutti conosciamo la storia di Joseph, se siamo
se siamo nati nella chiesa o frequentiamo chiese evangeliche, conosciamo la storia di Josaphat, di come affrontò un potente esercito e non sapevano cosa fare. Mentre pregavano, Dio parlò loro tramite il profeta e Dio disse loro che dovevano non aver paura e dovevano essere incoraggiati perché la battaglia non era loro, ma era di Dio. E dopo aver consultato il popolo, Josaphat incaricò degli uomini di cantare al Signore, di lodarlo. Infatti, questi andarono prima dell'esercito. Non andarono prima con spade, con scudi, con lance, ma andarono col canto, con la lode al Signore, dicendo: rendiamo grazie al Signore. E infatti, quando incominciarono a cantare e lodare, la Bibbia dice che l'Eterno tese delle imboscate contro il nemico ed essi furono completamente sconfitti. Il popolo di Israele, di Josaphat, ebbe una grande vittoria. Cari, cantavano lode al Signore. Il potere dell'adorazione è immisurabile per sconfiggere il nostro nemico. Vediamo anche gli esempi in Atti, capitolo 13, versetto 2. La Bibbia dice: mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Guardate cosa accadde mentre adoravano, lodavano il Signore. Lo Spirito Santo parlò. Se abbiamo bisogno di una parola del Signore, dobbiamo iniziare a lodare, innalzare il nome potente del nostro Dio. Conosciamo anche la storia di Paolo e Sila. Mentre erano in prigione, nell'oscuro, nella tristezza, nel dolore, in una situazione senza speranza, la Bibbia dice in Atti 16, 25 a 26: verso la mezzanotte Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio e i carcerati li ascoltavano. Ad un tratto vi fu un gran terremoto. La prigione fu scossa dalle fondamenta e in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si spezzarono. Cari, mentre pregavano, cantavano al Signore. Improvvisamente la gloria di Dio venne su di loro, venne su quel luogo e li liberò. Un altro esempio dell'adorazione si trova nel libro di Giona. Giona fu comandato di andare a Nineve, egli disobbedì al Signore, si imbarca, vi è una tempesta, lo gettarono in mare perché dissero: la ragione della tempesta sei tu, Giona, viene inghiottito da un pesce. E poi la Bibbia dice in Giona 2, versetti 1 a 10: il Signore fece venire un gran pesce per inghiottire Giona. Giona rimase nel ventre del pesce per 3 giorni e 3 notti. Dal ventre del pesce Giona pregò il Signore suo Dio e disse: io ho gridato al Signore dal fondo della mia angoscia, egli mi ha risposto. Dalla profondità del soggiorno dei morti ho gridato, tu hai udito la mia voce. Tu mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare. La corrente mi ha circondato, tutte le tue onde, tutti i tuoi flutti mi hanno travolto. Io dicevo: sono cacciato lontano dal tuo sguardo. Come potrei vedere ancora il tuo tempio santo? Le acque mi hanno sommerso, l'abisso mi ha inghiottito, le alghe si sono attorcigliate alla mia testa. Sono sprofondato fino alle radici dei monti. La terra ha chiuso le sue sbarre su di me per sempre, ma tu mi hai fatto risalire dalla fossa, oh Signore mio Dio. Quando la vita veniva meno in me, io mi sono ricordato del Signore, la mia preghiera è giunta a te nel tuo tempio santo. Quelli che onorano gli idoli vani allontanano da sé la grazia. Ma io offrirò sacrifici con canti
di lode adempirò i vuoti che ho fatto, la salvezza viene dal Signore. E sappiamo che Giona venne liberato. Guardate cosa ha detto: io offrirò sacrifici con canti di lode. Alcuni di noi forse ci troviamo nel ventre di una balena, nelle nostre circostanze, e sembra che questa sia la nostra fine, ma come Giona inizia ad offrire un canto di ringraziamento, inizia ad adorare, mandare inni di lode a Dio, e il Signore, come intervenne per Giona, interverrà nella tua vita. Il Salmo 24 ci dà alcuni principi di come possiamo sperimentare la gloria di Dio. Per 70 anni l'arca del patto era stata lontano dalla presenza, dal tabernacolo, e Davide voleva riportarla a Gerusalemme. Davide non era tanto interessato nella fisica arca del patto, ma Davide sapeva che l'arca del patto rappresentava la viva presenza di Dio, la gloria di Dio. Perciò Davide bramava la presenza di Dio. La Bibbia dice in 2 Samuele 6, 14 a 15: Davide era cinto di un efod di lino e danzava a tutta forza davanti al Signore. Così Davide e tutta la casa di Israele trasportarono sull'arca del Signore con gioia a suon di tromba. Cari, l'arca del Signore fu portata al tabernacolo di Gerusalemme. Ora credo che ci sia un significato più profondo in questo salmo. È un salmo che può aiutarci a sperimentare la presenza di Dio. Infatti, nel salmo l'arca del patto veniva portata al tabernacolo di Davide, un'abitazione terrena. La Bibbia dice nel Nuovo Testamento che noi siamo il tempio dello Spirito Santo. Dio Onnipotente risiede in noi. Lo Spirito Santo è la manifestazione della gloria di Dio nella nostra vita. Proprio mentre la presenza di Dio veniva portata a Gerusalemme attraverso l'arca del patto, Dio vuole entrare nel nostro spirito perché possiamo sperimentare la sua gloria. Il Salmo 24 ci dà questi principi. Come possiamo entrare nella presenza del Signore? Per prima, lodando il Signore. Salmi 24, 1 a 2. Al Signore appartiene la terra, tutto quel che è in essa, il mondo, i suoi abitanti, poiché egli l'ha fondata sui mari e l'ha stabilita sui fiumi. Cari, il Salmo inizia col portare lode al Signore. Al Signore appartiene la terra. Questo significa lodare il Signore, innalzare il nome del Signore. Davide dice nel Salmo 100 che dobbiamo entrare nelle sue porte con gratitudine, nei suoi cortili con lode. Salmo 95, 1 a 7 dice: venite, cantiamo con gioia al Signore, acclamiamo alla rocca della nostra salvezza, presentiamoci a Lui con lodi, celebriamolo con salmi, poiché il Signore è un Dio grande, un gran re sopra tutti gli dèi. Nelle sue mani sono le profondità della terra, le altezze dei mondi sono sue. Suo è il mare, perché egli l'ha fatto. Le sue mani hanno plasmato la terra asciutta. Venite, adoriamo, inchiniamoci, inginocchiamoci davanti al Signore che ci ha fatti, poiché egli è il nostro Dio. Noi siamo il popolo di cui ha cura e il gregge che la sua mano conduce. Poi il Salmo 104, versetti 1 a 3 dice ancora: anima mia, benedici il Signore. Mio Dio, tu sei veramente grande. Sei vestito di splendore, di maestà.
Egli si avvolge di luce come una veste, stende i cieli come una tenda. Egli costruisce le sue alte stanze sulle acque, fa delle nuvole il suo carro, avanza sulle ali del vento. Cari, che bello lodare il Signore, che bello innalzare il nome del Signore. Come possiamo sperimentare la gloria di Dio? Prima di tutto, entrando nella sua presenza con lodi, magnificando il nome del Signore. E poi il secondo principio che il Salmo 24 ci dà, come sperimentare la gloria di Dio, purificando i nostri cuori. Il salmista, infatti, fa la domanda: chi può salire al monte del Signore? Cioè, chi può incontrare Dio? E poi la risposta che ci dà è: colui che ha mani pulite e un cuore puro, che non eleva la sua anima ad un idolo o giura su ciò che è falso. Cari, quando iniziamo ad adorare Dio per quello che Egli è, una delle cose che avviene, iniziamo a guardarci di dentro, perché vogliamo essere puri nella presenza del Signore. Ah, a volte possiamo dire: nessuno è degno di entrare nella presenza del Signore, è vero. Ma Paolo ha detto ai Corinzi, prima Corinzi 1:30, ed è grazie a Lui che voi siete in Cristo Gesù, che da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Cari, se abbiamo Gesù nel nostro cuore, possiamo entrare nella presenza di Dio, perché attraverso la grazia di Dio i nostri cuori sono stati purificati. Possiamo entrare con confidenza nella presenza di Dio. E secondo Corinzi 5:21 dice: colui che non ha conosciuto peccato, Dio lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui, in Cristo Gesù. Cari, l'unico modo in cui possiamo avere mani pulite e un cuore puro attraverso la giustizia di Cristo Gesù, se no nessuno potrebbe entrare nella presenza del Signore. Il Salmo 24:6 dice: tale è la generazione di quelli che lo cercano, di quelli che cercano il tuo volto, o Dio di Giacobbe, pausa. Noterai che dopo il Dio di Giacobbe c'è la parola Sela, pausa. Ciò significa fermarsi e pensare con calma a quello che il versetto ha detto. Pensa a che cosa? Pensa alla frase il Dio di Giacobbe. Sapete chi era Giacobbe? Giacobbe era un imbroglione, un ingannatore, un bugiardo. Una volta aveva anche avuto un idolo. Ma Giacobbe ebbe un incontro con il Dio vivente. E la Bibbia dice che quando Giacobbe si svegliò, Genesi 28:16, certamente l'Eterno in questo luogo, ha detto, io non me ne ero accorto. Aveva paura e disse: com'è fantastico questo posto. Giacobbe ebbe un incontro col Signore. E se Giacobbe potesse sperimentare la gloria di Dio, questo dà speranza a tutti noi oggi. Sela significa fermarsi per elevare grande lode al Signore. Cari, possiamo entrare nella presenza di Dio perché siamo stati purificati nel sangue preziosissimo di Cristo Gesù. Poi dobbiamo anche l'altro principio che il Salmo 24 ci dà: dobbiamo invitare il Signore nella nostra vita per sperimentare la sua gloria. Infatti il Salmo 24 fa la domanda, o fa l'affermazione: alzate il capo, porte, siate innalzati, antiche porte, affinché entri il re della gloria. Le porte erano l'ingresso della città,
quando c'era una guerra, le porte sarebbero state aperte per l'esercito di ritorno. Maggiore era la vittoria, più alte e larghe sarebbero state aperte le porte. Quindi, se il Signore stava arrivando, rappresentato dall'arca del patto, dovevano spalancare le porte. E guardiamo il richiamo. Chi è questo re di gloria? E i sacerdoti cantavano: il Signore forte, potente, il Signore potente in battaglia. Cari, serviamo un Dio onnipotente. Dobbiamo spalancare le porte del nostro cuore per far entrare il Re della gloria. Infatti, la Bibbia dice in Apocalisse 3:20, e questo sta parlando ai credenti: ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Non vorresti tu cenare con Gesù, lasciare che la sua gloria si posi su ciascuno di noi? Lo Spirito Santo sta dicendo oggi: alzi i cancelli, apri le porte, fatelo entrare. Lasciamo entrare il Re della gloria e noi sperimenteremo la forte presenza del Signore. Cari, non abbiamo bisogno di più denaro oggi, non abbiamo bisogno di più educazione oggi, non abbiamo bisogno di più istruzione oggi, ma abbiamo grande bisogno della presenza del Signore. Perciò bramiamo la presenza del Signore, entriamo nella sua presenza con lodi, con ringraziamento, purifichiamo i nostri cuori e diamo un invito preciso, chiaro al Signore: entra nella mia vita. Possa Dio benedire questa sua meditazione ai nostri cuori oggi. Amen. Ebbene, grazie, grazie. Però io pensavo sempre che cos'è la gloria del Signore, che cos'è la gloria del Signore. Un giorno come una luce, poi se c'è un'altra spiegazione, perciò te lo chiedo. La gloria del Signore è la sua presenza, credo. Più di tanto come possiamo, cosa ci può essere di sostitutivo per sentire la sua gloria, vedere la sua gloria. Credo che sia la Credo che sua. la gloria sia un'accentuazione della presenza del Signore, poiché quando la gloria si posava su quelli che cantavano nel Tempio, cadevano nella presenza del Signore. C'è qualche cosa. La presenza del Signore può essere con noi quasi sempre, ma la gloria è qualcosa di Più più forte. accentuata, più colma. Nei nostri culti c'è sempre la presenza del Signore, ma quando c'è una colmezza della sua presenza, sperimenteremo il miracoloso, più spesso. Allora la sua presenza è già una parte di gloria, giusto? Sì, sì, È come sì. se fosse un pezzettino come quest'acqua qui dentro. Bravo, Invece la bravo. gloria è più, è Una pesantezza, perché la parola kabod. la massa critica. Esatto. Sì, perché la parola kabod significa pesantezza. È come una nuvola che si posa su di noi. E Sì. tutti abbiamo bisogno. Ma proprio una pesantezza densa che si sente dura, Giusto. perché io quando c'è la sua presenza che sono qui che predico, nelle mie mani che c'è la sua presenza, da qui sento un peso forte, forte che mi Bravo. dice questa è la mia presenza. E anche se la Bravo. voce resta sottile come prima, no? Mi parla, mi dice. Parla, parla di questo perché c'è la mia presenza, c'è la mia presenza. E queste mani pesano proprio come se fosse una piastra di metallo, qua Bello, e qua, bello, che mi bello, bello. assicura che è la sua presenza.
I nostri culti hanno bisogno di sperimentare non una presenza passeggera del Signore, ma una presenza più pesante della sua gloria. Ho avuto esperienze dove possiamo stare nella sua presenza, 2 ore sembrano niente, perché quando cade la presenza del Signore, il tempo quasi non esiste. Perde valore, perde la Sì, lunghezza, perde la, sì, si comprime. sì, 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 sì. È vero, va bene. Grazie e Dio ti benedica. Alla prossima, Dio Alla piacendo. prossima, fratello Amen. Petrone, Pace, continuiamo a seguirlo. Amen, pace. Dio ti benedica. Pace, pace. Pace. E adesso abbiamo uno dei fratelli, non so se c'è fratello Mazzarà o il fratello Tommaso. Guardiamo chi si presenta. Pace a te. Pace, pace, pastore. Mi senti? Sì, ti sento. Tu mi senti? Sì, ti sento, grazie al Signore. Bene, allora Sì. vai avanti con il tuo studio, così noi assorbiamo e cerchiamo di capire al meglio che possiamo, va bene? Ok, Vai avanti grazie, grazie pastore. tranquillo. Alleluia, gloria a Dio. Allora siamo sempre su quell'argomento che abbiamo iniziato qualche settimana fa, che è proprio quello della maledizione generazionale. Abbiamo affrontato nel Nuovo Testamento. Abbiamo visto che queste sono ancora attuali anche nella Chiesa, anche se siamo salvati, però ci sono dei legami dovuti a idolatrie passate, dovuti a peccati di sesso, dovuti a peccati di magia e via dicendo, che influenzano la nostra vita. E quelle vanno trattate e vanno affrontate come ci insegna la Bibbia, perché ho visto che la liberazione, il pane per i figli. In Efeso l'Apostolo Paolo dice: quelli che avevano creduto venivano a confessare e a dichiarare cose che avevano fatto. Quindi questo l'abbiamo già affrontato. Voglio dire che il discorso di liberare da legami di maledizioni generazionali è un'autorità che Dio ha delegato ai suoi ministri. Amen. Quindi ministri che conoscono la parola di Dio, ministri battezzati nello Spirito Santo, ministri che conoscono il senso dell'autorità delegata. Amen. E quindi possono affrontare questi problemi. E di questo ne abbiamo parlato nelle puntate precedenti. Nel caso potete andare a vedere sia nella biblioteca di Parole di Vita oppure nel nostro canale YouTube Amore e Fede TV. Amen. Allora, stasera voglio parlare di delle porte di entrata di queste maledizioni generazionali. La volta scorsa, se voi vi ricordate, abbiamo visto, siamo partiti dalle superstizioni, dalle cose, come dire, più banali, di cui il cristiano deve essere anche avvedutamente avvisato, amen, e fino alle cose più gravi, quindi magia, stregoneria, satanismo e via dicendo. Qualche altra volta faremo uno studio anche sulle associazioni sataniche, che so, massoneria, mafia, false religioni e via dicendo. Ma stasera voglio soffermarmi su una porta di entrata che possono portare legami di maledizione. E questi sono i peccati di sesso. Capisco che è un argomento abbastanza impegnativo, però è bene che noi l'affrontiamo, perché a volte, come spesso abbiamo detto, il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. E dice il mio popolo. Andiamo a vedere. Allora, per quanto riguarda i peccati di sesso, purtroppo noi viviamo in una società dove il sesso, fuori dal matrimonio sto parlando, perché nel matrimonio il sesso l'ha stabilito Dio, all'inizio ci ha creato maschio e femmina, poi l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, si unirà a sua moglie, non alla sua fidanzata, alla sua compagna, alla sua amica o alla sua avventura, a sua moglie. Perché all'interno del matrimonio il sesso è benedetto, come è descritto nel Cantico dei Cantici, nel libro dei Proverbi, ma al di fuori del matrimonio il sesso è uno dei peggiori peccati, che ha conseguenze anche nella vita futura, sia della persona, sia del matrimonio e sia dei figli.
E questo è molto importante. Voi vi ricordate il peccato di sesso di Davide? Ha portato conseguenze nella sua vita, ha portato conseguenze nei suoi figli. Amen. Ricordate? Absalom, Salomone e altri. Amen. Che non stiamo qui perché ci porterebbe Amnon, che ha fatto poi peccato di sesso con la sorellastra e via dicendo. Quindi porta delle conseguenze terribili. Siccome, come vi dicevo, viviamo in una società dove il sesso è tutto, nella pubblicità, nell'educazione che si dà e via dicendo, si arriva ad acquisire a volte la mentalità mondana che il sesso è normale. Fare sesso al di fuori del matrimonio è normale. Tanto ci si ama, tanto ci si vuole bene, tanto in breve ci si sposerà e quindi si cercano delle scuse. Ma davanti a Dio non ci sono scuse, perché Dio non ha mai cambiato idea, Dio non ha mai tradito la sua parola, Dio non ha mai rinnegato l'insegnamento fedele, eterno delle sacre scritture. E allora andremo a vedere che nei peccati di sesso Dio è abbastanza rigido, Dio è abbastanza fermo e non scende a compromessi. Allora cominciamo a parlare di questi peccati di sesso, cominciando da quello più. Non ci sono più gravi o meno gravi, ma sulle conseguenze capite bene che ci sono delle gravità diverse. Il primo peccato che poi crea anche legami è quello della fornicazione. Che cos'è la fornicazione? La fornicazione è avere rapporti sessuali, come dicevo, prima del matrimonio, con una persona con cui tu non sei legato da un patto di amore e di fedeltà che è il matrimonio. E questo davanti a Dio è gravissimo. Andiamolo a leggere. Possiamo prendere, cominciamo con la regia in primo Corinzi, capitolo 6, i versi da 16 a 18. Primo Corinzi 6. Ecco. E dice così. Non sapete, quindi si fa la domanda, queste cose le dovremmo sapere. Non sapete che chi si unisce alla prostituta è un corpo solo con lei? Poiché Dio dice, i due diventeranno una sola carne. Ma chi si unisce al Signore è uno spirito con Lui, gloria a Dio. E poi dice il verso 18: fuggite la fornicazione. Come dice in un altro versetto, fuggite l'idolatria. Fuggite la fornicazione. Ogni altro peccato che l'uomo commetta è fuori dal corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. Ecco la gravità. Per noi cristiani sappiamo perfettamente, come anche è stato accennato, che il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo. Il nostro corpo appartiene a Gesù. Amen. In Romani 12 dice che il nostro culto spirituale, razionale, logico, dice l'originale greco, è offrire i nostri corpi in sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. Questo è il nostro vero culto. Amen. E quindi questo corpo che Dio ci ha dato appartiene a Lui. E la Bibbia dice che io non posso prendere le membra del corpo di Cristo, come dice poco prima, e darle a una prostituta o avere un rapporto al di fuori del matrimonio. Perché questo, come abbiamo letto, guardate il verso 16, che chi si unisce a una prostituta diventa una stessa cosa con lei. Si formano dei legami spirituali, morali, che poi portano delle conseguenze. Perché guardate cosa ci insegna la società mondana e sessualizzata di questo mondo. Che fare sesso è normale, i due si conoscono in una serata e poi fanno tutto quello che vogliono, poi le conseguenze si vedono. Poi ci sono le violenze, poi c'è il tradimento, poi c'è l'omicidio, poi c'è l'aborto e via dicendo. Perché? Perché tutto spinge verso il sesso libero, senza nessuno che parli poi delle conseguenze spirituali, morali, e fisiche, mentali, psicologiche nella vita delle persone. Ora, quando Dio ha detto che il sesso è benedetto solo all'interno del matrimonio, non ce l'ha detto perché ci vuole privare di qualcosa, ma l'ha detto per nostra salvaguardia, per il nostro bene. Altrimenti cadiamo in quella tentazione con cui ha fatto cadere Satana ad Eva, quando gli ha detto, no, Dio vi ha detto di non mangiare di questo frutto dell'albero perché voi altrimenti Dio, quindi facendogli intendere che Dio li privava di qualche benedizione. E purtroppo questa tentazione antica, vecchia,
Eppure continua a funzionare in tanti. Che quando Dio ci dice non fare questa cosa, Dio ce lo dice per privarci qualche benedizione. Quando Dio ci dice no, è sempre per il nostro bene, per la nostra salvaguardia, perché Dio sa molto più di noi. Amen. E qui dice fuggite l'idolatria. Perché chi commette peccato di fornicazione pecca contro il proprio corpo. Perché? Perché tu hai dato il tuo corpo in una unione sessuale a un'altra persona e quello crea legami. E questo lo dice la Bibbia, non voglio qui dilungarmi, ma parlo da un punto di vista, come dire, pratico. Vi faccio un esempio matematico. Se lui prima di sposarsi ha conosciuto 20 donne, è andato, ha fatto sesso con 20 donne, e lei, dobbiamo usare la par condicio, ha avuto altri 20 uomini prima di sposarsi, benissimo. Lui ne porta 20, lei ne porta altri 20. Quando si coricheranno insieme, sposati, in un letto saranno 42. E un letto con 42 persone è troppo affollato per quel matrimonio funzionale. Ecco perché i matrimoni falliscono. E purtroppo bisogna dire a volte anche nell'ambito evangelico. Perché? Perché prima non si mette nessuna regola, non si mette nessun limite e si giustificano a tollerare i giovani a fare quello che vogliono, e dopo assistiamo a degli spettacoli di fallimenti matrimoniali all'interno anche delle chiese evangeliche. Perché? Perché c'è troppo permissivismo, perché ci si sta adeguando troppo allo stile mondano. Quando invece la Bibbia ci insegna, noi dobbiamo insegnare nelle nostre chiese, ai nostri giovani, candidati e fidanzati, ai fidanzati gli si fa il corso prematrimoniale, dicendogli che bisogna mantenersi puri prima del matrimonio. Non ci deve essere nessun tipo di rapporto sessuale. A volte i giovani chiedono fino a che punto possiamo arrivare? Dove devi arrivare? Non devi neanche partire. Il momento del fidanzamento è un tempo di affetto, di sentimenti, di benedizione. Il sesso viene dopo il matrimonio. Amen. E questo io spero che lo possiamo capire tutti, perché Dio nella sua parola dice che il peccato di fornicazione è tra i peggiori peccati che l'uomo possa fare. E se tu hai avuto dei rapporti sessuali con persone che non sono state tua moglie o tuo marito prima del matrimonio, questo ha creato legami, ecco perché spesso i rapporti matrimoniali non funzionano. Perché sono stati appesantiti, sono stati legati, sono stati condizionati da rapporti sessuali precedenti. E allora bisogna essere liberati da questi legami. E vado avanti. Poi c'è, oltre al peccato di fornicazione, ancora peggio, c'è il peccato di adulterio. Adulterio. Cioè, ma che differenza c'è tra la fornicazione e l'adulterio? Peccato di fornicazione viene fatto da persone non sposate che hanno un rapporto con altre persone con cui non sono sposate. Mentre il peccato di adulterio è il peccato di fornicazione, quindi il peccato di sesso, aggravato dal fatto che già tu sei sposata, hai fatto un patto di fedeltà e di amore con tuo marito, con tua moglie, e oltre a fare il peccato di sesso, fai il peccato di infedeltà. E questo davanti a Dio è gravissimo, gravissimo. Il mondo purtroppo è tutto sporcato da questo peccato. Ormai i tradimenti tra marito e moglie sono, ma poi iniziano i cosiddetti VIP, iniziano e queste star dello spettacolo, della moda, dello sport che fanno così, quindi ognuno si sente quasi incoraggiato a fare questo. Ma davanti a Dio è gravissimo. Io voglio leggervi la Bibbia così vediamo come la pensa Dio. Andiamo a leggere in Ebrei 13:4. Leggiamolo insieme. Guarda cosa dice. Il matrimonio, fratelli, sorelle, persone che state ascoltando, il matrimonio sia tenuto in onore da tutti. E il letto coniugale, il talamo, non sia macchiato da infedeltà, perché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Dio giudicherà e quindi condannerà i fornicatori e gli adulteri. Perché questo agli occhi di Dio è gravissimo. Non solo tu hai sporcato il tuo corpo, che è il tempio dello Spirito Santo, ma hai commesso un atto di infedeltà verso tuo marito, tua moglie, con cui tu sei legato da un patto per tutta la vita di fedeltà, di amore e di assistenza reciproca.
E qui ci dice che il matrimonio in una vera famiglia cristiana, in una chiesa cristiana, in un fidanzamento cristiano, deve essere tenuto in grande onore, rispetto. Il matrimonio è santissimo, il matrimonio è purissimo, il matrimonio è sacro davanti a Dio. Non è una cosa da prendere alla leggera come fanno quelle del mondo. E quindi nell'ambito cristiano va riportato agli giusti onori quello che è il matrimonio. Il letto coniugale deve essere incontaminato, non ci deve essere infedeltà. Quando una persona si sposa, rinuncia a tutte le altre per sposare una sola donna, e la donna rinuncia a tutti gli altri per sposare un solo marito. Amen. Non ci sono altre persone al di fuori per quanto riguarda il rapporto sessuale. Poiché c'è scritto Dio giudicherà, condannerà i fornicatori e gli adulti. Non importa cosa ne pensa il mondo o come si predica in alcune chiese. E vabbè, non ci fa niente tanto. Ascoltate, è importante chiarire questo. Nessuno vuole dare una parola di condanna o di accusa, né tantomeno. Qui non dice che chi commette un atto di fornicazione Dio lo condannerà, o chi commette un atto di adulterio, Dio lo condannerà. Qua sto parlando di fornicatori adulteri, cioè questi che hanno commesso questi peccati e rimangono in quelle condizioni, senza pentimento, senza ravvedimento, perché sappiamo che Gesù ha perdonato la donna adultera. Ok? Non è che gli ha detto continua così, gli ha detto io non ti condanno, ma vai e non peccare più. Amen? E questo perché a volte anche nell'ambito evangelico si sbanda paurosamente dal permissivismo dove tutto è permesso e ci sono di quelle che commettono adulterio e poi predicano e hanno una vita sconcia da un punto di vista morale. E non so perché chi è peggio, chi predica o chi lo va ad ascoltare. E ci sono poi i legalisti che bastano una minima cosa che accondannano, accusano senza rimedio ed è terribile. Allora la Bibbia dice che qui ogni persona che commette questi peccati senza pentirsi e peggio ancora persevera sarà condannato da Dio senza rimedio. Amen. E non ce n'è immunità evangelica. Amen. La grazia, cari fratelli, care sorelle, non è venuta per tollerare il peccato. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo è venuta per liberarci dal peccato, per vivere puramente, santamente e giustamente in questo mondo. Amen. Quindi gli adulteri saranno condannati, cioè quelli che commettono adulterio e rimangono in uno stato di peccato senza pentirsi e non ci sarà rimedio. Andiamo a leggere, pure leggo un verso in Apocalisse 22, guardate come lo dice anche qui chiaramente, l'Apostolo Giovanni riceve questo messaggio da parte di Gesù e lui non fa altro che trascriverlo. Gloria a Dio, il verso 15, leggiamolo insieme. Dice, parla della nuova Gerusalemme, ma dice fuori cani. I cani non sono gli animali. Quando Gesù disse non date ciò che è sacro ai cani, non date le vostre perle ai porci. Qui sta parlando di persone che disprezzano le cose sacre. Amen. Quindi fuori i cani, gli stregoni, quindi tutto quello che ha a fare con stregoneria, magia, occultismo, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri. Questo lo diciamo pure a tutti i nostri cari amici che ci seguono, alcuni mi telefonano. Ma come si fa a pensare di poter servire Dio e ancora essere un ambiente di idolatria, dove ancora si pregano i santi, si pregano gli idoli, si pregano le statue? Non può essere assolutamente. Che comunione fra il tempio di Dio e gli idoli? Cari, io capisco che alcuni sono sinceri, mi hanno chiamato, telefonato, ma tu non puoi servire il Dio vivente e vero e continuare a pregare Padre Pio o Madonne o santi o idoli. Non esiste, perché Dio è un Dio geloso. Amen. E questo lo diciamo non per condannare qualcuno, ma per amore della verità, affinché altre persone sincere siano liberate dall'idolatria. Perché la Bibbia dice l'idolatria porta alla condanna, perché l'idolatria è culto di demoni. Amen. E quindi veramente vi esortiamo solennemente a uscire fuori dall'idolatria e servire solo Dio in spirito e verità. E qui dice fuori gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Quindi vediamo che qua vedete sono tutti raggruppati quelli che abbiamo accennato: opere di magia, adulterio, omicidi, idolatria, tutte queste cose saranno condannate. Chi pratica queste cose
sarà condannato dal Dio santo e giusto. Perché ricordiamoci, Dio è buono, Dio è buonissimo, ma non ci dimentichiamo che Dio è anche giusto, santo e fedele. Amen. Io spero che qualcuno stasera ascoltando questa parola possa mettersi a posto con Dio. Allora, quindi avevo parlato di questi peccati di sesso, di fornicazione, di adulterio, e poi dico: ah, ma perché il matrimonio non funziona? Ma se il marito tradisce o la moglie tradisce, come può funzionare un matrimonio? Alcuni illudono dicendo: ah, vabbè, la scappatella, l'infedeltà, l'episodio può ravvivare. Non è vero, quelle sono perversioni diaboliche. Tra marito e moglie c'è un patto di esclusività, di fedeltà per tutta la vita. Amen. E questo è molto importante. E davanti a Dio e nella nostra coscienza dobbiamo vivere in questa maniera. Amen. Poi voglio parlare pure di un altro peccato grave, un altro peccato gravissimo davanti a Dio. È il peccato dell'incesto. Peccato dell'incesto. Incesto. Quando andiamo a leggere nella Bibbia, ci prepariamo in Deuteronomio 27, i versi da 20 a 22. Cioè avere rapporti sessuali tra persone familiari. Questo davanti a Dio è gravissimo. Purtroppo, in ambienti o per mentalità limitata, o per bassa cultura, o a volte quelle delle alte, cosiddette dell'elite, che essendo al di sopra delle leggi e delle cose, loro si mettono con chiunque, genitori e figlie, frate e soro, è terribile, suoceri e nuore, cognati, questo è gravissimo davanti a te, perché non solo, come dicevo, è un peccato di sesso gravissimo, ma anche tu danneggi i rapporti familiari. Andiamo a leggere questo nella Bibbia, in Deuteronomio 27, guardate cosa dice. Vi leggo dal verso 20. Maledetto chi si corica con la moglie di suo padre. Voi sapete, c'è stato anche un episodio nel Nuovo Testamento, perché a volte dice: ah, qui siamo sotto la legge, sotto la maledizione. In primo Corinzi, l'Apostolo Paolo affronta un episodio del genere dove un cosiddetto credente si metteva con la moglie di suo padre, cioè non era sua madre, ma la moglie del padre, e l'Apostolo Paolo l'ha messo in mano di Satana per dire quanto è grave questo peccato di incesto. È gravissimo davanti a Dio. Amen. E queste cose in una chiesa seria, fratelli, sorelle, in una chiesa seria. Queste cose vanno affrontate, vanno risolte, non vanno coperte, non si fa finta di niente, perché quando entrano poi questi peccati, la Chiesa si sfascia, la Chiesa va in rovina. E quando certe chiese per fare numero accolgono queste situazioni, pur sapendole, davanti a Dio è gravissimo. Guardate cosa dice. Verso 20. Maledetto chi si corica con la moglie di suo padre, perché ha sollevato il lembo della coperta di suo padre, e tutto il popolo dirà amen. Maledetto chi si accoppia a qualsiasi bestia, questa è un'altra cosa depravata, ma ci sono persone che lo praticano, terribile, e tutto il popolo dirà amen. Verso 22. Maledetto chi si corica con la propria sorella, figlia di suo padre o figlia di sua madre, e tutto il popolo dirà amen. Poi il verso 23 pure dice: maledetto chi si corica con sua suocera, e tutto il popolo dirà amen. Allora ci sono, come dicevo, ambienti degradati, parlo spiritualmente, moralmente, culturalmente, via dicendo, dove si mettono l'uno con l'altro in maniera terribile. Ma poi ci sono, come dicevo, anche questi spettacoli beautiful, o queste soap opera, dove lì sono stati tutti con tutti. E purtroppo questo influenza la mentalità. Perché se questi grandi attori, queste persone famose, queste star dello spettacolo fanno queste cose, allora vuol dire che è bello, vuol dire che è importante farsi sentire più niente, si è più peccatori davanti a te. Perché questi peccati fanno entrare legami di maledizione. Queste cose in una famiglia sana è
E in una chiesa sana, come diceva l'Apostolo Paolo, di queste cose in una chiesa seria non se ne dovrebbe neanche discutere, non se ne dovrebbe ancora neanche parlare. Amen. E questo è gravissimo, il peccato di incesto, voi sapete. Amnon si mise con sua sorella Tamar, ok? La violentò. Poi Absalom, per vendicare sua sorella, uccise Amnon. E poi Absalom si mise contro suo padre Davide, che aveva peccato di adulterio, e ci fu una guerra civile. E Absalom morì in peccato. Ok? A Davide gli morirono 4 figli, il figlio che era stato frutto di peccato, e poi altri 3 figli, di cui, come abbiamo detto, Amnon, Absalom. Amen. Terribile, terribile, terribile. Questi peccati portano delle conseguenze che sono disastrose. E il popolo di Dio fa bene a guardarsene, a starsene lontano e a mantenersi rispetto a questo mondo perverso, adultero. Il cristiano singolo e la Chiesa si deve mantenere pura e risplendere di dignità, di onore, di onestà in mezzo a una generazione incredula e perversa. Noi dobbiamo risplendere come luminari per essere famiglie sane, famiglie dove regna veramente il timore di Dio, la fedeltà, l'amore che Gesù ci ha insegnato. Ma andiamo ad un altro peccato gravissimo. Io ne parlerò solo sulla base della parola di Dio, perché voi sapete c'è tutto un dibattito. E se passiamo una certa legge, il cosiddetto DDL Zan, noi stasera qui in questa televisione neanche avremmo potuto parlarne di questo, perché saremmo stati presi per omofobi e un fratello Cataldo gli avrebbero chiuso pure la TV. Ma grazie a Dio quella legge non è passata, perché abbiamo pregato, digiunato, combattuto. Perché noi, lo vogliamo dire subito, noi non abbiamo niente contro gli omosessuali e via dicendo, ognuno fa le sue scelte. Però è pure vero che non possiamo compromettere la verità della parola di Dio. E la Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse, ci parla che l'omosessualità è uno dei peccati più degradanti contro natura che un uomo, una donna possano commettere. Iniziamo dalla Genesi, dove c'è scritto chiaramente che Sodoma e Gomorra furono distrutte perché erano in queste condizioni di peccato. E purtroppo, la società in cui noi viviamo, Gesù ce l'aveva detto, prima del ritorno del Signore sarà come i tempi di Lot, come i tempi di Sodoma e Gomorra. E se ci fate caso, questo peccato sta arrivando a tutti i livelli. Basta guardare i cosiddetti spettacoli nella televisione. È terribile. Ci sono spettacoli di perversione, di travestiti, dove i peccatori di Sodoma e Gomorra, in confronto a loro, erano delle monache e dei monaci di clausura. E da un lato questo ci fa molto male, ma dall'altro possiamo dire il ritorno di Gesù è molto vicino. Ma parliamo di questo, io non vi parlo del Vecchio Testamento, perché uno può dire, ma lì è sotto la legge, Sodoma e Gomorra, e via dicendo. Io vi prenderò soltanto dei versi del Nuovo Testamento, sotto la grazia. Ma l'Apostolo Paolo, come l'Apostolo Giovanni, ma come l'Apostolo Giuda, lo dice chiaramente, Sodoma e Gomorra sono posti come un esempio. Come Dio odia questi peccati contro natura. Dio ama il peccatore e vuole che il peccatore si ravveda e viva. Ma Dio odia questi peccati così, di perversione contro natura. E questo è pure bene dirlo, cari fratelli e sorelle. Come dire, non vogliamo fare un giudizio, una condanna, l'andiamo a leggere nella Bibbia. Però neanche dobbiamo compromettere. E guardate, vi dico subito che ci sono delle chiese evangeliche dove queste condizioni vengono tollerate. Che terribilmente, voglio dire subito, perché l'ho potuto sapere io per diretta testimonianza, che ci sono transessuali che servono nelle chiese. È terribile. E visto che siamo su questo argomento, dice, ma allora cosa bisogna fare? Cosa bisogna fare? Bisogna ritornare al progetto originale di Dio per la tua vita. Se Dio ti ha fatto uomo, e io da medico ti posso dire che se tu sei uomo,
Ogni cellula, ne abbiamo miliardi di miliardi di cellule nel nostro corpo. Ogni cellula del tuo corpo dice che tu sei un uomo. Se sei una donna, ci sono miliardi e miliardi di cellule nel tuo corpo che dicono tu sei una donna. Non ce n'è dubbio. Allora, se tu sei nato uomo e Dio ti ha fatto uomo e tu hai cambiato sesso, se tu veramente ti ravvedi, devi ritornare al progetto originale di Dio per la tua vita. Io l'ho conosciuto, un credente, nella tenda Cristo è la risposta, che prima di conoscere il Signore era diventato donna. Si era fatto l'operazione, con il bombardamento ormonale si era fatto sviluppare il seno e tutte queste cose. Ma quando si è convertito, smettendo di pomparsi con le iniezioni di ormoni, è ritornato uomo, e ha servito il Signore, ma è ritornato al progetto originale di Dio per la sua vita. Qui invece ci sono persone trans nelle chiese e si accettano in quella maniera, che hanno cambiato il progetto, hanno stravolto, hanno tradito il progetto originale di Dio per la loro vita. E se questo che era un uomo è diventata una donna ed è una sorella. E se questa sorella si innamora di un fratello, che cosa facciamo? Facciamo un matrimonio fra due uomini? Ma riflettiamoci sulle cose. Andiamo a vedere la parola di Dio. Andiamo a leggere in Romani capitolo 1 dal verso 21. Sono argomenti molto attuali, perché potrei parlarvi di cose, come dire, più belle da un punto di vista più semplice, ma è bene che noi, popolo di Dio, su queste cose apriamo gli occhi, ma soprattutto abbiamo come punto di riferimento la eterna, infallibile, perfetta parola di Dio. Andiamo su questo, Romani 1 dal verso 21. Guarda che dice. Dopo aver detto che, pur avendo conosciuto Dio attraverso la creazione, lo hanno rinnegato, dice, perché pur avendo conosciuto Dio non l'hanno glorificato come Dio. Ne l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti. Sapete che si era uscito pure l'idea che c'era anche un gene dell'omosessualità, ma questo non è mai esistito, perché se ci fosse un gene dell'omosessualità vorrebbe dire che Dio l'ha messo quel gene e questa è una bestemmia contro Dio. Ma si sono dati a vani ragionamenti pur di giustificare la loro perversione. E il loro cuore, privo di intelligenza, si è ottenebrato, sono nelle tenebre completamente. Benché si dichiarano sapienti, perché se li sentite parlare nei talk show, nei salotti bene delle TV, queste sono persone sapienti, sono diventate stolte, verso 23, e hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile. Ecco, qui ancora viene condannata l'idolatria. Farsi un'immagine, una figura, una statua, o di Dio, o di santi, e pregarla, adorarla, è di una mente ottenebrata. E noi vi esortiamo a venire alla luce della verità, perché conoscerete la verità della parola di Dio, la verità vi farà liberi. E non andrete più dietro a idoli muti, trascinati, secondo l'andazzo di questo mondo, ma servirete, adorerete con noi l'unico vero Dio vivente e vero in spirito e verità. Gloria a Dio. Il verso 24. Per questo Dio li ha abbandonati all'impurità, secondo i desideri dei loro cuori, in modo da disonorare fra di loro i loro corpi. Essi, che hanno mutato la verità di Dio in menzogna, guardate, hanno adorato e servito la creatura. Quando si adora ogni altro essere al di fuori di Dio è idolatria. E qua dice, quindi cosa hanno fatto? Hanno adorato e servito la creatura invece del creatore che è benedetto in eterno. Perciò, verso 26, Dio l'ha abbandonato a passioni infami. Infatti, le loro donne hanno cambiato l'uso naturale in quello che è contro natura. Quando una donna si mette con una donna è contro natura. E non c'è giustificazione. Ah, si amano. Io una volta ho visto una trasmissione, in una trasmissione valdese, dove ma tanto sono due donne che si amano e giustificavano il rapporto fra due donne perché si amavano. Ma questa è perversione mentale. Questo è contro natura. Perché se il peccato di sesso già tra un uomo e una donna è grave, tra due donne o due uomini è peggio, perché è contro natura.
verso 27, guardate. Similmente anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono infiammati nella loro libido gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini atti infami. Ecco come le definisce la Bibbia. Uomini con uomini atti infami, ricevendo in loro stessi la meritata ricompensa del loro traviamento. E concludiamo, verso, dice, siccome non si sono curati di conoscere Dio, Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa, sì che facessero ciò che è sconveniente, ricolmi di ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, di omicidio, di contesa, di frode, di malignità, verso 30, calunniatori, maldicenti, abominevoli a Dio, insolenti, superbi, vanagloriosi, ingegnosi del male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza affetti naturali, spietati. Che cosa è successo? Vedi un poco dietro e mandargli un link. Se si riesce. Bene. Vogliamo passare il fratello, vogliamo mettere un cantico provvisoriamente. 797, vediamo dietro le quinte se la regia riesce a mettere a posto per non perdere il filo. Se non ci riusciamo, passiamo al fratello Mazzarà e magari dopo si mette di nuovo il fratello perché ci avrà un'altra mezz'oretta. Metti il 797. Desiderio forte dentro al cuore di ricevere.
qualcosa nel suo nome e sentir così vicino il suo calore. Noi cerchiamo la presenza del Signore perché c'è un bisogno forte dentro al cuore di cedere la pace del Creatore, quella pace che solo Lui può donare. Vediamo un pochettino se tutto funziona. Mi senti? Sì, scusate. Forse qualcuno che chiama, però andiamo avanti. E ti fa cadere sì, la linea. Mi sentite? Ti sentiamo, tutto a posto, vai tranquillo. Va bene. Allora, dicevamo che vogliamo dare una parola anche veramente di grazia, perché Dio, come ho detto, lo voglio ripetere, odia il peccato ma ama il peccatore. Voglio prendere questo versetto in 1 Corinzi capitolo 6, i versi da 9 a 11, dove veramente l'apostolo Paolo, ispirato dallo Spirito Santo, dice: non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi illudete, né fornicatori, né idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né sodomiti, come questi uomini con uomini, né ladri, né avari, né gli ubriachi, né gli oltraggiatori, né i rapinatori erediteranno il regno di Dio. Quindi lo dice chiaramente, non c'è possibilità di ereditare il regno. Però guardate che bello il verso 11, lo voglio leggere con voi che è meraviglioso. Dice: e tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, gloria a Dio, siete stati santificati, grazie a Gesù, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio. Amen. E tutti noi diciamo amen a questa grazia di Dio. Perché vedete, anche nella chiesa di Corinto c'erano persone che erano state omosessuali, effeminate, transessuali, tutti questi peccati di sesso. Ma ci dice qui: siete stati lavati, santificati, giustificati nel nome di Gesù. Gloria a Dio, c'è speranza per tutti. Basta che uno sinceramente si umilia davanti a Dio, chiede perdono e chiede aiuto a Dio. Non ci sono peccati che Dio non può perdonare. C'è il peccato imperdonabile, ma quello qualche volta noi parliamo e dimandiamo e spieghiamo che cosa è. Una consapevole, come dire, rinnegamento della verità, ma quello è un'altra cosa. Ma qualunque peccato fisico, mentale, di idolatria, di magia, di sesso sia stato commesso, se una persona si ravvede, c'è scritto che viene perdonato mediante la fede nel sangue di Gesù, gloria a Dio, e mediante l'azione dello Spirito di Dio. Amen. Quindi c'è speranza per tutti, non c'è condanna. C'è condanna per quelli che rifiutano la grazia di Dio, per quelli che perseverano nel peccato, ma per chi si arrende, gloria a Dio, vogliamo dare questa parola di grazia, di speranza, di benedizione ad ogni persona. Amen. E quindi vogliamo benedire Dio, vogliamo andare avanti
Perché un altro peccato grave e che apre la porta ad altri peccati gravi è la pornografia. Voglio partire da un versetto. Andiamo a leggere in Matteo 5, 27. Guardate, è sempre Gesù che ci ammaestra. Cosa dice Gesù? Penso che questo pure lo conosciamo abbastanza. Voi avete udito che fu detto non commettere adulterio. Ma io vi dico. Guardate cosa dice Gesù. Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Ok? Quindi quando si guarda un'altra donna con un desiderio sensuale, sessuale, desiderandola, la Bibbia dice che non c'è bisogno di consumare l'atto fisico. Ma già il pensiero di concupiscenza, il pensiero di adulterio, già davanti a Dio, quello è grave. E allora parliamo un attimino di questa piaga sociale, perché ora con i telefonini, tutte queste immagini di pornografia arrivano ai bambini di 10 anni, 12 anni. Magari noi adulti che abbiamo un pizzico di timore di Dio riusciamo a respingere queste cose. Ma immaginate un ragazzino di 12, 14 anni che gli arrivano tutte queste immagini di donne che si nude o di altre cose, è terribile. Hanno pervertito l'immaginazione, la mentalità, perché è dimostrato ormai scientificamente che una precoce sessualizzazione della mente di un ragazzo gli dà una forma mentis che vedrà la donna solo come un oggetto di desiderio e di appagare i suoi istinti, non la vedrà mai come una persona con cui condividere la gioia, il piacere, la felicità. E stanno pervertendo una generazione. E infatti sentiamo ogni giorno di violenze, di femminicidi. Perché? Perché i film, la propaganda, la pornografia, la pubblicità spinge tutto in questo senso. E poi si sorprendono perché c'è una media di una donna, violentata ogni 24 ore, di una donna uccisa ogni 3 giorni. Ma questo è il frutto di un bombardamento pornografico, di film, di Hollywood e di tutte queste riviste. Allora un cristiano serio si deve guardare da queste cose. Io ho sentito una volta la testimonianza di un serial killer che attirava le prostitute e poi li uccideva, ne aveva ucciso 8 circa e poi l'hanno preso. E lui diceva che tutta questa perversione della sua mente, questa volontà di uccidere le donne, gli è venuta dopo che aveva trovato un giornaletto pornografico. E lui ha detto che mentre io lo guardavo, lo leggevo, ho sentito una forza oscura entrare dentro di me. E se oggi io commetto queste cose è perché io sono stato preso da una forza del male mentre guardavo quella rivista pornografica. E lui diceva: non mi fate uscire dal carcere. Perché se io esco, la prima cosa che faccio è andare a uccidere un'altra donna. Perché c'è dentro di me una forza che io non riesco a controllare, che mi porta a uccidere le donne. Capite? Quindi la pornografia è una porta di entrata, non solo che rovina la persona, rovina i giovani, rovina l'immaginazione, rovina i rapporti con le donne, ma rovina spiritualmente, moralmente, mentalmente le persone, la società, il rapporto. E un cristiano, fratello, sorelle, guardiamoci, voi sapete, ci sono dei fratelli che si occupano di questi argomenti e sono molto più specificatamente preparati, però una cosa è chiara, un vero cristiano si deve tenere alla larga di questa sporcizia che è la pornografia, perché ti rovina in tutti i sensi, nel modo di vedere gli altri, nell'immaginazione e tutto il resto. Quindi facciamo molta, molta attenzione. Poi un altro peccato gravissimo, io ritengo che, così come mia personale opinione, è il più grave che c'è tra i peccati di sesso. Ed è la pedofilia. La pedofilia è una cosa terribile, cioè di persone adulte che abusano sessualmente di bambini di pochi anni. Ed è terribile, è terribile. Un bambino che viene a quell'età di innocenza, abusato sessualmente, la sua vita è rovinata, la sua vita è distrutta. Non solo, e non parlo tanto fisicamente, ma psicologicamente, nel suo sviluppo psicosociale, relazionale, in tutti i sensi. E purtroppo questa è una piaga che colpisce in maniera particolare una categoria di persone, sono i preti.
Ci sono migliaia e migliaia di preti pedofili nella religione cattolica, in Italia. Voi sapete lo scandalo in Germania, in Canada, negli Stati Uniti. Non sto parlando di cose strane, sono cose all'ordine del giorno. Vescovi sono stati messi da parte perché hanno coperto migliaia e migliaia, decine di migliaia di casi di pedofilia. E via dicendo, e mi voglio soffermare. Io non so come una religione che si definisce di essere chiesa di Dio ha dentro di sé questo abominio di proteggere, li proteggono, perché quando sanno, e ci sono le prove, che hanno commesso questi peccati gravissimi di pedofilia, li spostano da un paese all'altro. Anche qui nel nostro paese abbiamo avuto di questi casi. Cosa hanno fatto? L'hanno spostato questo paese a un altro paese accanto. Ha finito di rovinare bambini in questo paese ed è andato a rovinare bambini in un altro paese. E li coprono, e li proteggono. La grande meretrice, c'è scritto in Apocalisse, fa commercio di corpi e di anime di persone. Io spero che tante persone sincere si aprano gli occhi e si rendano conto dove si trovano per uscire fuori dalla grande Babilonia, per non essere colpite, come dice Gesù attraverso l'Apostolo Giovanni nell'Apocalisse. Ma guardate, voglio prendervi un versetto che è in Michea capitolo 2, il verso 9. Il profeta parla di tutta una serie di situazioni che non sto qui a dirvi, Michea 2:9, di un allontanamento del popolo tanto per cambiare da Dio. E guardate, tra le cose di cui Dio li accusa è questo: voi scacciate le donne del mio popolo dalle case che sono a loro care, e guardate così, e togliete per sempre la mia gloria ai loro figli. E tante esegeti qui riconoscono che questa parola che viene tradotta qui, togliete per sempre la gloria, o come dice l'altra versione, l'onore o l'innocenza ai loro figli, sta parlando proprio dell'abuso della pedofilia. Adulti che abusano di bambini innocenti di pochi anni davanti a Dio è veramente una cosa gravissima, di cui non ti può assolvere una chiesa, non ti può coprire una chiesa, una falsa religione. Ma ne dovrai rendere conto davanti a Dio. E voglio concludere stasera perché è stata abbastanza, capisco, impegnativa questa puntata, però io spero che abbia aperto gli occhi. Io non ho voluto mettere commenti personali, ma ho voluto fare parlare la parola di Dio, aprire gli occhi alla luce delle sacre scritture. Andiamo a rileggere in 1 Corinzi 6:11 per concludere con una parola di speranza. 1 Corinzi capitolo 6, il verso 11. Dopo aver detto, l'abbiamo letto proprio poco fa, gli effeminati, i sodomiti, metterci gli adulteri, quelli che hanno commesso incesto, omosessuali, pedofili, dice: tali eravate alcuni di voi. Quindi c'è speranza anche per quelli che hanno commesso questi peccati gravissimi, di perversione e abominevoli davanti a Dio. E dice: ma tali eravate, ma siete stati lavati, gloria a Dio, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio. E allora, concludendo, fratelli e sorelle, io spero che questa parola abbia parlato a tanti di noi, sia come singoli credenti, ma anche come Chiesa, anche come ministri, che abbiamo la responsabilità di tenere alto il livello, lo standard spirituale, morale, dottrinale delle nostre chiese. Ne dobbiamo rendere conto davanti a Dio. Che questa riflessione su questo argomento così delicato, ma pure importante, del sesso nella vita del cristiano, ne possiamo prendere coscienza. E se ci sono persone che stasera o nei giorni a venire ascolteranno questa meditazione della parola di Dio, se tu sei caduto in questi peccati, fornicazione, adulterio, omosessualità, incesto, pornografia e pedofilia, tutte queste cose solo uno ti può liberare. E questo è Gesù. Vi dice: ma sono stati bellissimo, sarete lavati, gloria a Dio, sarete santificati, sarete giustificati per la fede nel nome di Gesù. Colui che ti può lavare da questi peccati, toglierti i sensi di colpa, di accusa, di condanna, di sporcizia. È solo Cristo Gesù, e mediante, bellissimo, lo Spirito del nostro Dio. Lo Spirito di Dio è lo Spirito Santo,
Solo lui ti può togliere queste sporcizie dalla mente, dall'immaginazione, dal tuo passato, dalla tua coscienza, perché la Bibbia dice che la nostra coscienza viene purificata mediante il sangue di Gesù e per azione dello Spirito Santo. Solo Gesù ti può liberare e c'è speranza per te. Stasera non è una parola di condanna, è una parola di verità. Prendere coscienza della verità davanti a Dio, perché ascoltami, non ti devi basare su quello che gli altri ti dicono. Perché alcuni ti condanneranno senza rimedio, alcuni ingannandoti ti diranno vabbè non ci fa niente. Ma stasera ti abbiamo messo dinanzi alla verità infallibile assoluta della parola di Dio. E Gesù ha detto io non vi condanno, ma questa parola un giorno vi giudicherà. E un giorno tu sarai giudicato in base non all'opinione delle persone, ma in base alla parola di Dio. Dio ti peserà alla luce delle scritture. Quindi stasera, tutti noi cristiani, faccio un appello accorato. Teniamoci lontano da questi peccati di sesso. Manteniamoci puri, santi. Noi apparteniamo a Gesù. Noi siamo la sposa di Gesù, fedele, leale, innamorata e che aspetta il ritorno di Gesù. Ma come ho detto, per chi è incappato in questi peccati, l'unica via d'uscita è ravvederti. Dio ti ama, ti vuole perdonare, ti vuole salvare. Ma devi ravvederti e devi convertirti. Perché il ravvedimento vuol dire, come nell'originale greco, metanoia, cambiare mentalità. Conversione, epistrofeo, cioè cambiare direzione alla tua vita. Perché se tu dici che ti ravvedi, ma continui a rimanere negli stessi peccati, non è vero il ravvedimento. Ma se tu ti ravvedi veramente, ti converti, cambi strada, giri le spalle al peccato, alla ribellione, alla disobbedienza e ti volgi verso Gesù per ricevere perdono, grazia, salvezza. E benedizione. Benissimo, vi saluto nell'amore del Signore, spero che questo sia servito di riflessione e Dio vi continui a benedire. Grazie Pastore Cataldo, Dio continui a benedire. Tommaso, vogliamo pregare perché molti ne vogliono uscire fuori, però gli manca la forza, noi vogliamo pregare con loro. Credo che c'è pure il fratello Mazzarà, preghiamo in tre. Fratello Mazzarà, vogliamo pregare con quelli che sono a casa. Perché noi sì. crediamo nel perdono di Dio e crediamo che Dio gli dà la forza in questo momento, perché quello è se non subentra Dio da soli non ce la fanno. Mi senti? Mi senti? Sì. Sì. Bene, e dobbiamo pregare con... Allora, mentre il fratello ha parlato Alleluia. Di queste porte aperte e così via, molti sono stati toccati che sentono da parte del Signore di volerne venire fuori e noi siamo qua tutti e tre questa sera, insieme con te che sei dall'altra parte, che senti la necessità di uscirne. Quello è facile dire non guardare più, non fare più, però noi non abbiamo un rubinetto sulla testa che lo giriamo e togliamola, facciamo, giriamo la metanoia, come dice il fratello, ci vuole la mano di Dio, perché Dio deve intervenire col suo potere. Allora tu che sei dall'altra parte e che senti questa necessità, io ti voglio invitare di pregare insieme con noi, perché noi tutti e tre vogliamo pregare con te. Proprio come quando in una chiesa si passa avanti, che si fa la preghiera per coloro che sentono il bisogno di un intervento divino, così tu alzati in piedi dove sei, alza la tua mano, attiva la fede, perché è un segno che tu ti rivolgi al Signore per dire «Signore, io ho bisogno di essere toccato da te». Io voglio uscire da questa situazione. Ci ho provato tante volte, ma non ce la faccio. Io ho bisogno che tu intervieni in questo momento. Spirito Santo di Dio, noi ti invitiamo, ti invochiamo. Ripeto, tu che sei dall'altra parte, noi vogliamo pregare brevemente, non ti vogliamo trattenere molto. Perché sappiamo che l'azione di Dio, quando noi ci mettiamo di pari consentimento, se noi ci accordiamo, il Signore risponde. Io con il fratello Massimo e con il fratello Tommaso
Siamo di pari sentimento perché ti vogliamo aiutare dovunque ti trovi. Se puoi, alzati in piedi. Un gesto di ravvedimento serio fatto col cuore. Alzi la tua mano. Se sei a letto che non ti puoi alzare, forse sei malato. Se senti di inginocchiarti, Sì. inginocchiati davanti al Signore perché noi crediamo che lo Spirito Santo in questo momento, Sakamashanda, in questo momento ti vuole essere di aiuto, vuole chiudere le porte del peccato e vuole aprire la porta del cielo, la porta della grazia. Dio ha aperto una porta davanti a te, la porta del cielo, la porta del perdono, come quando il figlio prodigo voleva dire al padre cosa aveva fatto, ma il padre, questa è una scena che si svolge perché Gesù, che conosce come agisce il padre, ci ha portato in questa parabola proprio il padre del figlio prodigo è Dio. Il peccatore siamo noi, in questo momento sei tu. Alleluia, Dio non sì. ti dà manco il tempo di parlare se tu vuoi veramente cambiare, perché lui ti dà la forza, ti abbraccia e ti fa fare festa. Tutto quello che è stato impossibile fino in questo momento, non ti scoraggiare. Magari il nemico dice, ma ci hai provato tante volte, tu non ce la fai. No, no. Dimentica tutte le volte che ci hai provato, perché quando interviene Dio, tutte le forze dell'inferno, come quando Gesù sulla barca disse al vento, fermati e alle onde, calmati, Gesù ha questa autorità, da questo momento vuole darti la forza necessaria che tu hai bisogno. Quando lui viene nella tua vita, lui ti lava col suo sangue e quando è purificato il tuo cuore, in un istante, lo Spirito Santo prende possesso di te, ti dà la luce, ti dà la forza, perché la sua presenza, colui che è in te è più forte di colui che è nel mondo, cambia il tuo modo di pensare, come ha detto il fratello. Questo Amen. lo fa il Sì. Signore. Se tu hai la volontà di chiudere la porta del peccato e aprire la porta del cuore a Cristo, uno dei Oh, due Yeshua. fratelli, sentitevi liberi, preghiamo per questo fratello, per questa sorella, che sono davanti al Signore insieme con noi, che lo Spirito Santo li tocchi profondamente in questo momento. Sentitevi liberi, oppure possiamo. Potete Alleluia. pregare tutti e due, uno dopo l'altro, in breve, poche parole, per aiutare questo fratello, questa sorella che sente il peso di avere sbagliato, ma che ha bisogno di sentire il Amen. perdono di Cristo che lo avvolge in un modo potente, lo influenza e lo porta a salvezza. Sacramentando. Amen. Signore, ti ringraziamo in accordo alla tua parola, Signore, siamo qui per intercedere per quanti, Signore, tu conosci i cuori, il tuo spirito è colui che può investigare i cuori di quanti hanno ricevuto e hanno ascoltato la tua parola, Signore, e in accordo ad essa stasera siamo qui per chiederti aiuto, intervento, Signore, nella vita di quanti con sincero pentimento si stanno mettendo davanti alla tua presenza per chiederti perdono, Signore, e per tornare indietro da una condizione di peccato. Noi sappiamo, Signore, che tu l'hai detto, Signore, che quando confessiamo e quando torniamo indietro, Signore, tu sei fedele e giusto da perdonare da ogni peccato. Perciò ti preghiamo insieme stasera, Signore, che il tuo perdono, Signore, sia elargito, Signore, a quanti stanno chiedendo perdono e con pentimento si stanno accostando alla tua presenza, Signore, certi e sicuri, Signore, che tu sei colui che può perdonare ogni cosa. Stasera noi crediamo fermamente che chi con cuore sincero si è accostato a te ha ricevuto il perdono e la liberazione da ogni peccato. Tu, Signore, hai detto conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi da ogni peccato. Grazie, Padre, grazie. Ti ringraziamo per l'opportunità che tu ci dai di
conoscere e riconoscere, Signore, le nostre condizioni, le condizioni dei cuori, Signore. Perciò, in accordo a questa parola, veniamo a te e ti chiediamo ancora perdona e libera nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Alleluia, gloria a te, Alleluia. Signore. Grazie Padre, ti ringraziamo Grazie, della tua Padre. meravigliosa parola, Signore. La tua parola è una lampada al nostro piede, una luce nel nostro sentiero, Signore. E stasera ci ha fatto vedere, Signore, la gravità di questi peccati, Signore. E nel nome di Gesù ci vogliamo accordare insieme a fratelli, sorelle, persone che hanno ascoltato questa parola, che non è una parola di condanna, ma una parola di speranza. E noi ti vogliamo pregare, Signore, con vero pentimento, Signore, che tu perdoni, Signore, ogni tipo di questi peccati, Signore, di fornicazione, di adulterio, di incesto, di omosessualità, di pornografia, di pedofilia, altri peccati di sesso, nel nome di Gesù, Signore. Perdona con tutto il cuore, Signore. Sì, tu sei fedele e giusto da perdonarci, Signore, e purificare da ogni iniquità. Amen. E ti preghiamo, Signore, che come è vero, Signore, che il sangue di Gesù purifica da ogni peccato, noi ti preghiamo che per mezzo dello Spirito Santo tu spezzi ogni giogo, Signore, di influenza del diavolo nella mente, nel cuore, nel corpo di questi fratelli, di queste sorelle, nel nome di Gesù. E l'unzione spezza questo giogo di schiavitù, di oppressione, di dominio, di influenza nella vita di questi fratelli, nel nome di Gesù. E poniamo fine all'impero delle tenebre e all'influenza del diavolo nella loro vita, nel nome di Gesù. E sgridiamo, leghiamo e cacciamo fuori ogni spirito di omosessualità, di perversione sessuale, affinché questi fratelli, queste sorelle siano liberi nel nome di Gesù, nel nome potente e vittorioso di Gesù. Grazie, Padre, che stasera, Signore, tu hai perdonato, tu hai guarito, tu hai liberato, Signore. E vedremo, Signore, sentiremo testimonianze di vite liberate e trasformate per il sangue di Gesù e per la potenza dello Spirito Santo. Grazie, nel nome meraviglioso di Amen. Gesù. Amen. E amen, e amen. Grazie, Amen. Gesù. Grazie Signore, grazie Grazie, Signore, Gesù. grazie, Grazie. grazie, grazie, grazie. Continua ad operare, Spirito Santo, grazie per la tua presenza, grazie per il tuo potere che entra in azione nei cuori che si sono aperti a te. Da questo momento comincia un nuovo giorno, un nuovo cammino, non più da soli, ma con te, Signore. Sì. Grazie Signore, grazie Signore, grazie Signore, alleluia. Signore, purifica, lava con tutto il cuore. Sì, Signore. Signore. Gloria al Signore, gloria al Gloria a Signore. Ebbene, tu che sei a casa, dove ti trovi, che hai pregato insieme con noi, chiedi al Signore di accompagnarti da questo momento in poi. In poche parole ti voglio dire. Di Signore, ti chiedo perdono per tutto quello che nel passato non sapevo, non sono riuscito. Ti ringrazio che in questo momento tu hai aperto la porta del mio cuore a te. Lavami col tuo sangue, riempimi di Spirito Santo e da questo momento voglio che tu vivi nel mio cuore sempre, fino all'ultimo respiro della mia vita. Grazie Signore per la liberazione che tu hai portato nella mia vita. Ti ringrazio, ti benedico e ti lodo, Dio onnipotente. Amen, amen, amen. Ebbene, Dio ti benedica, continua a seguire mentre andiamo avanti perché il Signore ti ricostruisce, si ti rinnova. Oggi stai partendo in un modo nuovo, un nuovo giorno, sì, un'alba nuova è sorta per te perché Cristo non ti lascia, ti ama e ti segue. Alleluia. Amen. Amen. Ed ora vogliamo salutare i fratelli, salutiamo fratello. Fratello, grazie e preparati per la prossima, perché è importante, perché quando la parola ci parla, la parola ha il potere di metterci in condizione di capire e quando capiamo, sappiamo, Signore, lo Spirito Santo ci guida come dobbiamo chiudere la porta e come aprire e chiudere la porta. Chiudere quella del peccato
e aprire quella della grazia, perché Dio vuole questo. Grazie. E adesso abbiamo il fratello Massimo. Massimo, ci Amen, sei? eccomi qui. Mi senti? Sì. Bene. Vai tranquillo, dacci quello che il Signore ti ha messo nel cuore e continuiamo. Grazie a Dio per quello che abbiamo ascoltato e per come il Signore si prende cura e parla alla nostra vita. Stasera la meditazione che farò insieme a voi è sempre una gioia stare con voi, ben ritrovarci qui. Veramente quello che il Signore ci trasmette anche a ognuno di noi è qualcosa di straordinario e lo ringrazio veramente. Mediterò, cercherò di non essere troppo lungo, vista l'ora, però abbiamo bisogno anche di tempo per poter sbucciare e meditare la parola di Dio insieme. È tratta dal libro della Rivelazione, mi piace chiamarla così, visto che per molti la parola Apocalisse trasmette qualcosa che parla tipo, scusate, di distruzione. E dico, invece la parola Rivelazione è molto bella perché è la rivelazione di Gesù Cristo. Rivela Cristo come soggetto e attore principale che è risorto, vincitore e glorioso. E quindi sapete che in nessun altro libro della Bibbia noi troviamo una tale rivelazione e soprattutto una così grande esortazione della persona di Gesù Cristo. Andiamo subito alla parola in Apocalisse al capitolo 1, vediamo come apre, come si presenta. È Giovanni che diciamo riceve questa rivelazione, lo no? Sappiamo. Dice Giovanni, leggiamo dal 4, dal verso 4, Giovanni alle sette chiese che sono nell'Asia, grazia a voi e pace da colui che è e che era e che ha da venire, e dai sette spiriti che sono davanti al suo trono, e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dai morti e il principe dei re della terra, a lui che ci ha amati, ci ha lavati dai nostri peccati nel suo sangue e ci ha fatti re e sacerdoti per Dio e Padre suo, a lui sia la gloria e il dominio nei secoli dei secoli. Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo hanno trafitto, e tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui. Sì, amen. Io, dice, sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine, dice il Signore, che è, che era e che ha da venire, l'Onnipotente. Ora, queste belle parole di incoraggiamento, no? Per iniziare, è un immenso incoraggiamento per noi credenti, che, per coloro che le leggono, che le hanno letto, perché Gesù Cristo ha vinto, no? Sono parole che ci aiutano, ci incoraggiano, e se lui ha vinto, la parola ci dice che tutti noi abbiamo vinto, e quindi la sua vittoria è la nostra vittoria. Però io immagino anche la reazione di quelli che nell'ascoltare queste parole invece dicono qualcosa di diverso. E dicono, ok, ma se Gesù è il vincitore, se è il principe dei re della terra, se è l'onnipotente, se noi siamo i suoi figli vittoriosi perché con lui siamo vittoriosi, allora come mai siamo perseguitati? Perché noi, le sette chiese dell'Asia, no, a cui questa lettera è indirizzata, stiamo vivendo tutt'altro che una vita da vincitori? Quindi qualcuno intende questo, qualcuno pensa anche a questo, perché in effetti il contesto in cui stavano vivendo le chiese in quel tempo a cui erano indirizzate queste lettere era particolarmente difficile. Voglio fare così una premessa per capire un po' il periodo, il momento storico, no? Così come era difficile il contesto in cui viveva lo stesso Giovanni, che è lo scrittore di questa lettera, non dico l'autore, perché l'autore è Gesù, ma leggiamo il testo di oggi, quello che mediteremo veramente. Il primo è stato come un'introduzione. Andiamo da Apocalisse capitolo 1, dal verso 9, che è il seguito di quello che abbiamo letto. E si presenta Giovanni, dice: Io, Giovanni, vostro fratello e compagno nell'afflizione, nel regno e nella costanza di Gesù Cristo,
Ero nell'isola chiamata Patmos a motivo della parola di Dio e della testimonianza di Gesù Cristo. Mi trovai nello spirito nel giorno della testimonianza di Gesù Cristo, mi trovai, scusate, nello spirito nel giorno del Signore e udì dietro a me una forte voce come di una tromba che diceva: Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo. E ciò che tu vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese che sono in Asia, ad Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatria, a Sardi, a Filadelfia e a Laodicea. Ora, l'Apocalisse è indirizzata proprio alle chiese dell'Asia Minore, che è, diciamo, la Turchia di oggi, no? Ora, fu scritta l'Apocalisse quando le autorità dell'impero romano stavano cominciando a imporre l'adorazione dell'imperatore. E i cristiani fedeli a Cristo avrebbero dovuto affrontare la persecuzione, ecco perché fu scritto tutto questo, no? Cioè, incluso il martirio. E Giovanni, che è lo scrittore attraverso questa rivelazione, li avverte, avverte le chiese dell'imminente arrivo della persecuzione. Ora, il risultato qual è stato? Che alcuni hanno accettato il compromesso con il governo romano, purtroppo. Infatti, uno dei motivi per i quali Giovanni scrive è proprio questo: incoraggiare le chiese a stare ferme nella loro fede. E quindi, certo, la situazione di Giovanni non è delle migliori nemmeno, perché, come abbiamo letto, Giovanni dice: Io ero nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio, a causa della testimonianza di Gesù. Cioè, Giovanni no, non era in quell'isola perché adesso è periodo di ferie e Giovanni se n'era andato in ferie. Non era in quell'isola perché gli piaceva visitare le isole della Grecia, ma perché predicava la verità, a motivo della verità. E Patmos, sapete, era una piccola e arida isola molto rocciosa del mare Egeo e distava circa 65 km da Mileto, che era il porto più vicino di Efeso. Efeso era la città dove Giovanni aveva esercitato il suo ministero come anziano, ed era così sperduta, era così arida, da essere quasi un'isola dimenticata. Infatti, i romani la usavano come colonia penale dei criminali, cioè, per dirlo in parole che ci comprendiamo, come le carceri di massima sicurezza di oggi. Quindi Giovanni non era in quell'isola per divertimento, ma era in quell'isola a motivo della persecuzione. Allora, perché il mio messaggio stasera si intitola Seguire la via della croce? Perché dobbiamo capire, cari, e dobbiamo comprendere cosa vuol dire realmente seguire la via della croce, cosa vuol dire seguire Gesù. Giovanni era in quest'isola perché Roma considerava la sua predicazione un reato. Infatti erano più o meno gli anni 90-95 d.C. e a quel tempo i cristiani erano assolutamente odiati dalla società. E vi dico una cosa, Giovanni era uno dei leader cristiani più importanti di quel tempo e quindi era il più odiato. È molto probabile che fosse costretto a lavorare nelle miniere e nelle cave che c'erano nell'isola, no? Qualche libro storico lo descrive, dice che l'esilio di Giovanni fu preceduto da flagellazioni, perché il prigioniero stava completamente incatenato, era vestito con pochi stracci, aveva appena il cibo sufficiente per vivere, dormiva per terra dentro una grotta buia, di giorno lavorava sotto le insidie o le torture dei sorveglianti e così via. Quindi, perché ho voluto fare questa premessa? Perché è importante riflettere sulla condizione di Giovanni nel momento in cui scrisse questa lettera? Perché noi apprendiamo che i momenti terribili che lui passò lo portarono ancora più vicino a Dio di quanto non lo fu mai, capite? Questo è quello che dobbiamo comprendere. Patmos, l'isola della sua sofferenza, l'isola della sofferenza di Giovanni, diventa la porta attraverso la quale Giovanni entra in stretto contatto con Gesù e riceve visioni. Mettiamo il canto 802, numero 802, mentre così non perdiamo il filo e
Colleghiamo subito perché c'è qualcuno che chiama e si spegne il telefono. Anche perché il fratello è stato un bel po' con il telefono acceso e facile che si è scaricato un poco. Numero 802. E man mano colleghiamo subito così non perdiamo il filo della comunione con Dio e permettiamo al fratello di esporci quello che il Signore gli ha dato. Spirito di Dio, riempi la vita, riempi mia anima, riempi tutto di me. Spirito di Dio, riempi Eccoci qua, credo che il fratello sia a posto. Mi senti?
Sì, sempre Va di sì, bene, adesso sempre di fai sì. quello che devi fare, non ti Andiamo preoccupare. avanti. Abbiamo il tempo, non ti preoccupare. Ok, grazie. E quindi stavo facendo la premessa di questo messaggio dicendo un po' parlando di Giovanni, della situazione in cui si trovava, e stavo dicendo proprio che i momenti terribili che lui passò, poiché non era in un'isola per vacanza, ma era lì perché era stato perseguitato dai romani per aver predicato la parola della verità, ma in quei momenti difficili lui trovò la presenza di Dio, ecco quello si parlava all'inizio col fratello della gloria, trovò quel momento della gloria potente di Dio sulla sua vita che ha ricevuto questa rivelazione. E quindi Patmos diventa per lui l'isola della sofferenza, però diventa la porta attraverso la quale lui entra in stretto contatto con Dio e riceve grandi rivelazioni. Quindi quando viene rifiutato dal mondo, lui oltrepassa i confini del cielo, gloria a Dio. Così è per te e per me. Dobbiamo capire e comprendere che quando tu pensi di non farcela più, quando tu pensi che le cose sono brutte, quando tutto in questo mondo sembra che ti va contro, quando le circostanze attuali dicono che forse Dio ti ha dimenticato, sappi che se tu rimani fermo nella tua fede in Gesù, quel momento difficilissimo sarà il più glorioso per te e potrà diventare una grande opportunità incredibile per ricevere rivelazioni da parte di Dio per la tua vita. Quindi il tuo bisogno, la tua prova, molte volte diventa il miglior pulpito che tu possa avere nella tua vita. Quindi la cosa più importante nella vita di un cristiano è essere consapevole che le prove, le tribolazioni, le tempeste, le persecuzioni, le crisi, le difficoltà economiche che possiamo avere, le difficoltà relazionali, sono anch'esse delle promesse, ma c'è una promessa più grande che supera tutte queste ed è quella più rassicurante, che è quella della vittoria di Cristo e che in Lui noi siamo più che vincitori. Amen. Quindi noi acquisiamo una maggiore conoscenza di Dio quando attraversiamo profonde sofferenze. E questo è il messaggio principale di stasera. Seguire Gesù significa seguire la via della croce. E seguire la via della croce è un impegno personale che deve portarci ad un atteggiamento di fede nel Signore e di disponibilità ad essere usati da Lui. Capite? Quindi Giovanni nel verso 1, dal verso 1 al verso 4 dice, quando si presenta e dice il suo nome, dice io, Giovanni. Cioè quasi come se fosse incredulo di essere stato scelto per ricevere quella grande rivelazione, come se lui stesse dicendo proprio io, proprio me. Ma notiamo ancora un atteggiamento straordinario, come si definisce nel verso 9. Giovanni aveva più di 90 anni, era l'ultimo degli apostoli rimasto in vita, era conosciutissimo tra le chiese, sia perché aveva già scritto altre epistole, sia perché era uno dei dodici che aveva vissuto a stretto contatto con Gesù. Era, se vi ricordate, il discepolo che Gesù amava, quello che lui stesso scrisse nel Vangelo, che in occasione dell'ultima cena era appoggiato con la sua testa sul petto di Gesù. Era uno dei tre discepoli ai quali Gesù ha dato il privilegio di assistere a dei momenti particolari del suo ministero. Era l'unico dei dodici ai piedi della croce quando Gesù morì. Ebbe il privilegio di scrivere il Vangelo che esaltava Gesù come figlio di Dio e le tre epistole che esaltano l'amore come la virtù più alta del cristianesimo. Insomma, era un mito per quel tempo, eppure non si presenta come tale, ma piuttosto come un fratello esiliato. Io Giovanni, sta dicendo, sono uno di voi. Cioè, Giovanni scende dalla sua posizione elevata di apostolo, ponendosi allo stesso livello dei suoi fratelli. Non si definisce nemmeno apostolo né anziano, come aveva fatto in altre occasioni, ma si definisce semplicemente un testimone fedele di una rivelazione davvero incredibile. Ora, perché si presenta in questo modo? Perché seppur novantenne, Giovanni non aveva dimenticato le parole del suo maestro. Quando Gesù disse, se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Oggi noi assistiamo a dei tempi in cui le persone
sia sono attaccate ai titoli. Altro che il titolo è così importante, io sono, divento apostolo, io sono pastore, io sono anziano, io sono qui, e tutti perseguono dei titoli, dei ruoli, dei titoli che gli danno un livello alto anche nella Chiesa. Ma Gesù disse: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. E poi disse ancora in Luca 14:27: chiunque non porta la sua croce e mi segue non può essere mio discepolo. Ora Giovanni conosce bene la via della croce e sa il motivo per cui è in esilio. È consapevole che seguire Cristo implica essere disposti a rinunciare alla propria vita. Lui lo ha fatto, essere disposto a rinunciare ai propri titoli, alle alte posizioni raggiunte negli anni. Perché sapete, fratelli cari, la chiamata a seguire Gesù è una chiamata a morire a se stessi, non è una chiamata alla scalata del successo. Perché oggi stiamo assistendo a questo nelle chiese, che tutti vogliono raggiungere il successo, l'apice, il titolo, l'onore. Ma la chiamata a Gesù è una chiamata a morire a se stessi. E questo è il segno distintivo della vita del cristiano. Gesù ci dice che dobbiamo prendere ogni giorno la nostra croce. Questo significa che la strada della croce è un percorso obbligato. Seguire la via della croce significa imitare Gesù. Come? Imitarlo come? Imitarlo in cosa? Significa imitare Gesù nella sua prontezza al sacrificio, imitare Gesù nella sua sottomissione a Dio, imitare Gesù alla sua sofferenza e al servizio per Dio e per gli altri. Quindi seguire la via della croce significa sacrificio, sottomissione, sofferenza e servizio. E queste attitudini o queste virtù, Giovanni ce le ha tutte, come vediamo, perché si sacrifica perché è disposto all'esilio pur di non rinnegare la verità che ha predicato per anni. Si sottomette a Dio perché, nonostante la situazione drammatica, ubbidisce all'ordine di scrivere ciò che gli sarà rivelato. Soffre per aver annunciato il messaggio della croce di Cristo e si mette al servizio di Dio perché lo scopo principale di questo è incoraggiare la Chiesa perseguitata e darle speranza attraverso la verità che Cristo ha vinto e continuerà a vincere. Questo è il modello che Gesù ci ha lasciato e Giovanni lo ha seguito con fedeltà. Giovanni viene ricordato come il discepolo dell'amore ed è interessante conoscere il modo in cui lui definisce l'amore. Nel Vangelo e nelle epistole lui rimarca le parole dette da Gesù e scrive così in Giovanni 15, 12 e 13, dice: questo è il mio comandamento, che vi amate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di questo, dare la propria vita per i suoi amici. E in 1 Giovanni 3,16 dice: da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi, anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. In 1 Giovanni 4,10 scrive ancora: in questo è l'amore, che non che noi abbiamo amato Dio, ma che Lui ha amato noi e ha mandato il suo Figlio per essere l'espiazione per i nostri peccati. Vedete, in questi versi l'amore viene definito proprio attraverso la croce di Cristo, perché è l'amore che ha spinto Gesù a rinunciare alla propria vita. Amare Dio significa seguire la via della croce e rinunciare a se stessi. Ora, io vi faccio una domanda: fino a che punto sei disposto a rinunciare a te stesso? Fino a che punto sei disposto a perdere la tua vita pur di restare fedele a Cristo? Gesù disse una cosa importante, interessante riguardo a questo. Luca 9:24 disse: perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per causa mia la ritroverà o la salverà. Ora, vedete che non è soltanto una questione di vita o di morte. Noi possiamo perdere noi stessi ogni giorno. Come? Vi spiego come. Allora, noi perdiamo noi stessi quando rinunciamo a rispondere alle offese. Stiamo lasciando, stiamo perdendo noi stessi.
E quindi noi, rinunciando di rispondere alle offese, noi perdiamo noi stessi quando diamo il nostro aiuto a chi ne ha bisogno, quando anche magari ne siamo esausti o non vorremmo. Noi diamo, stiamo perdendo noi stessi quando ci accontentiamo di ciò che abbiamo, quando ci accontentiamo del posto di lavoro che abbiamo ricevuto, quando avremmo magari l'occasione di fare carriera, ma lo sarà a danno della famiglia o della Chiesa. Noi rinunciamo noi stessi quando ci spendiamo per l'avanzamento del regno di Dio. Noi rinunciamo noi stessi quando sosteniamo e incoraggiamo coloro che sono nel bisogno. E potrei andare avanti elencando molte altre cose, ma il punto non è imparare una lista di cose a memoria. La via della croce non è un codice di comportamento. La via della croce ha un nome e si chiama Gesù. È una persona e si chiama Cristo Gesù. Purtroppo oggi ci sono tante cose che impediscono la nostra comunicazione e la comunicazione con gli altri. Il materialismo, che si è impossessato anche dei figli di Dio. Abbiamo sentito prima tante altre cose che distraggono. Il mondo che entra così facilmente nelle nostre case e influenza i nostri comportamenti. Questo è importante, cioè oggi ci sono tantissime cose che ci impediscono la comunicazione. Il mondo entra nella nostra casa attraverso i media, attraverso i social, attraverso tutto. Oggi entrano i falsi insegnamenti che ci hanno spinto a considerare il processo di santificazione e di crescita come una questione personale e quindi ci tentiamo a crescere personalmente. Io voglio crescere per raggiungere vette o obiettivi o posizioni che poi non servono a niente. Allora, in questo modo la vita scorre verso l'individualismo. E quindi a scapito dell'amore invece reciproco che affonda nel mare della soddisfazione personale, perché ognuno cerca la propria soddisfazione personale. Oggi il sentimento di identificazione nel corpo di Cristo si sta perdendo. Soffre, cioè c'è questo sentimento pazzesco, no? Di quando un membro soffre e le altre membra soffrono, cioè questo sentimento non è più sentito, non c'è più il fatto che si soffre quando gli altri soffrono, cioè è come se i legamenti del corpo si fossero rotti quando questo accade, no? È come se i nervi sottili attraverso i quali viaggia e viene trasmesso questo sentimento di comunione tra i credenti si siano congelati, come se fossimo diventati insensibili a qualsiasi forma di afflizione altrui. Fratelli, dobbiamo renderci conto, dobbiamo esaminarci e tornare veramente a Cristo, tornare a comprendere cosa vuol dire seguire la via della croce. E noi non ci rendiamo conto del fatto che la condivisione della sofferenza è un meraviglioso strumento di incoraggiamento reciproco per tutti noi. La Bibbia ci insegna a portare i pesi gli uni degli altri perché questo rende più accettabile la pressione che ognuno vive quotidianamente. Se io so che tu stai portando anche il mio peso, se io so che c'è una chiesa, c'è un gruppo, c'è una televisione, un canale che prega continuamente per i miei bisogni, per le mie necessità, il mio peso diventa più sgravoso, si sgravia il mio peso, capite? E quindi è un incoraggiamento. La Bibbia ci insegna tutto questo, no? Quindi metterci nei panni degli altri ci permette di scendere dal trono della nostra maturità spirituale, perché oggi siamo nell'era dei maturi spirituali. Scendiamo da questo trono della maturità e inginocchiamoci invece di nuovo per fasciare le ferite di chi sta soffrendo. Quante volte siamo ciechi davanti all'evidente volto sofferente di qualcuno? Quante volte chiediamo alle persone come stai? Questa frase comune, come stai? E questa risposta comune che tutti dicono oh, abbastanza bene, grazie, bene, tutto ok. Se solo approfondissimo tutti questi abbastanza bene, o tutti questi si va avanti lo stesso, cioè se approfondissimo un po' di più queste risposte. E rifaremmo almeno due volte la stessa domanda,
scopriremo i bisogni che gli altri hanno e impareremo di più cosa significa identificarsi con il bisogno degli altri. Perché quando ci dicono bene, bene, noi sappiamo che magari è una risposta scontata, ma non approfondiamo e andiamo avanti. Ora, la via della croce. Fratelli cari, do noi dobbiamo tornare ai piedi della croce, noi dobbiamo capire, comprendere cosa è la croce. E la via della croce passa attraverso la condivisione dei bisogni degli altri. Nel verso 9 Giovanni dichiara di essere nostro fratello e compagno nell'afflizione, nel regno e nella costanza di Gesù Cristo. Cioè, dalla desolazione dell'isola di Patmos, Giovanni, nonostante le sofferenze che pativa, riesce a vedere la gloria del regno che farà comparire, scomparire la pressione e la persecuzione. Lui guarda la gloria di Dio e dice: io sono fratello e compagno con voi. Che grande certezza sapere che le nostre prove sono sotto il controllo di un re che ha vinto. Questa è la certezza che dobbiamo avere. Noi, le nostre prove e le nostre persecuzioni sono sotto il controllo di un re che ha vinto e che continuerà a vincere, e la cui vittoria è e sarà sempre anche la nostra vittoria. Gloria a Dio. Le nostre sofferenze non sono, sapete, quando noi siamo nella prova, quando noi siamo nella sofferenza, non è un errore di Dio ha fatto male i suoi calcoli. Ma sono frutto di un potere nemico che regna sulla terra, ma che ogni cosa che accade ai figli di Dio è sempre sotto il controllo perfetto e sovrano di Dio. Capite? Cioè, non è che Dio, le cose che ci accadono è perché Dio si diverte a torturare i suoi. C'è un nemico che regna sulla terra e sono frutto di questo potere, ma con Dio. Gesù ci ha detto: fatevi coraggio, fatevi animo, perché io ho vinto il mondo. E quindi tutto è sotto il suo controllo. La Bibbia dice in Luca 12, 16, Gesù stesso lo ha detto: cinque passeri non si vendono forse per due soldi? Eppure neanche uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anzi, persino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi valete più di molti passeri. E in Luca 21,16 dice: ora voi sarete traditi anche dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e faranno morire alcuni di voi, e sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma neppure un capello del vostro capo perirà. Nella vostra perseveranza guadagnerete le anime vostre. Cari che mi state ascoltando, cari nel Signore, seguire la via della croce significa essere costanti e perseveranti, ma per esserlo dobbiamo fissare il nostro sguardo su Gesù. E deve essere Gesù il soggetto principale. È Gesù l'obiettivo al quale mira il libro dell'Apocalisse, la sua esaltazione, la sua gloria e la sua vittoria. Quindi, se vuoi avere la forza di resistere sotto la pressione delle prove che questo mondo ti riserva, devi fissare gli occhi su Cristo, gli occhi su Gesù, colui che ha vinto, perché lui solo ha vinto e solo attraverso di lui noi possiamo vincere. Lui deve essere il fondamento della tua fede e la vittoria deve essere il motore della tua costanza. La vittoria, sapere che tu sei vincitore, ti darà la forza di essere costante in questa fede. Quindi dobbiamo imparare ad essere pazienti nel torto, pazienti nella sofferenza, pazienti nella stanchezza, pazienti nell'attesa che le cose possano cambiare. Dobbiamo essere pazienti anche davanti alla prospettiva che le cose potrebbero non cambiare. Pazienti. Costanti. Sapete, senza avere fretta, nel Signore non dobbiamo avere fretta. Chi crede non ha fretta. Credi e aspetta, perché il Signore è vicino. Il suo regno sta per venire e ben presto ogni afflizione finirà.
Gloria a Dio, e comincerà la gioia. E sapete una cosa? La gioia sua, la gioia vera, quella che il Signore dà, non è una gioia temporanea. Quella che avremo è una gioia permanente. Gloria a Dio. In mezzo quindi alla tua apparente desolazione, ascolta, impara ad ascoltare la rivelazione di Dio. Così come Giovanni si trovò in un tremendo momento di sofferenza, ma seppe ascoltare la rivelazione, seppe ascoltare la voce di Dio. E perciò se tu stai vivendo nell'afflizione, non pensare che Dio è lontano, che non ti stia dicendo niente, ma sii attento all'ascolto, perché Dio si sta rivelando proprio in mezzo alle onde agitate della tua vita. Quindi apri le orecchie dello spirito, alza il tuo sguardo e apri gli occhi dello spirito e fissa il tuo sguardo su Cristo, fissa il tuo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Allora sentirai e vedrai quello che lui ti vuole insegnare attraverso la prova che stai attraversando. Ma devi seguire la via della croce. Perciò concludo questo mio intervento consapevole che la via della croce è vero, è una via che implica sofferenza, è una via che implica persecuzione. È la via che noi facciamo di rinunciare a noi stessi, ma è una via che ci porterà alla gloria, è una via che ci porterà alla vittoria. Quindi apriamo bene le orecchie, apriamo gli occhi, fissiamo lo sguardo su Gesù, affinché la nostra fede sia ricreata e resa perfetta, come dice la scrittura in Ebrei. E quindi vogliamo sentire la voce di Dio, anche in mezzo al frastuono di questo mondo, anche in mezzo a tutto il caos che c'è in questo mondo, se noi ci concentriamo su Cristo, noi riusciremo a udire la sua voce, esattamente come fece Giovanni. Si trovava in un'isola lì, perseguitato, lì a scontare la sua pena, non era in vacanza, ve lo ripeto. Ma era lì ai lavori forzati, era lì che dormiva dentro una grotta, era lì che lo trattavano come peggio forse di un cane, ma trovò la porta della gloria che gli aprì la rivelazione da parte di Gesù Cristo. Perciò voglio lasciarti con questo sentimento e con questa certezza nel cuore, con questa speranza nel cuore, che nel tuo momento che può sembrare disperato, nel tuo momento di desolazione, nei tuoi momenti di persecuzione, sappi che Cristo è sempre pronto a darti una nuova rivelazione. E quindi, come dicevamo prima quando abbiamo pregato, considera ogni momento come l'alba di un nuovo giorno per la tua vita e ascolta la voce del Signore, perché Lui è pronto a darti sempre nuove rivelazioni. Preghiamo insieme. Signore, grazie per la tua parola, grazie per come stasera tu hai parlato ai nostri cuori e ti preghiamo che ancora tu possa rivelarti pienamente alla nostra vita per comprendere, Signore, realmente che con te e in te siamo più che vincitori, Signore, ma la via della croce è quella che dobbiamo attraversare. La rinuncia a noi stessi è quella che dobbiamo fare, Signore, perché per ricevere, per ritrovare, vogliamo perdere la nostra vita per ritrovarla in te, Signore, come una vita vittoriosa. Perciò ti preghiamo, Signore, continua a parlare ai nostri cuori, Signore, investiga i nostri cuori, aprici gli occhi dello spirito, aprici le orecchie spirituali affinché possiamo vedere e possiamo udire la tua voce, Signore, che vuole darci nuove rivelazioni per questo nuovo giorno che tu ci vuoi donare, Signore. Rendici sempre più sensibili a ricevere la tua parola e attraverso il tuo Spirito Santo, Signore, guidaci in ogni verità. Ti diciamo grazie con tutto il cuore e ci benediciamo gli uni con gli altri stasera. Benediciamo il pastore Cataldo, tutto lo staff di Parole di Vita e quanti ci hanno ascoltato e quanti ascolteranno ancora questi messaggi nella registrazione. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen e amen. Alleluia.
Grazie Signore, grazie Signore, Grazie, amen. Pastore Cataldo. Grazie a te Massimo, Dio ti benedica, preparati per la prossima, per il prossimo appuntamento. Pace, Amen. Dio Una ti buona serata a benedica. tutti. Pace. Bene anche a voi che siete a casa, Dio vi benedica, grazie di essere stati insieme, così apprendiamo tante cose che ci sono utili per, come l'espressione di questa sera, il fratello diceva che abbiamo aperto le porte al peccato. Insieme, quando acquisiamo conoscenza della parola del Signore, non soltanto chiudiamo le porte al peccato, ma Dio ci apre la porta del perdono, la porta della vita eterna, la porta del cielo. Insieme con Gesù iniziamo e continuiamo un cammino nuovo. A Dio sia la gloria. Dio ti benedica, Dio piacendo, ci vediamo domani mattina alle 10:30 per la solita visita pastorale e insieme faremo la stessa cosa. Condividiamo la parola del Signore che man mano ci forma e forma il nostro carattere cristiano perché nella parola del Signore scopriamo il pensiero di Dio per noi. Pace, Dio ti benedica, buonanotte, a domani mattina. Grazie.